Mattarella, il capo dello Stato, è rientrato ieri tagliando le proprie vacanze. Probabile che nel fine settimana abbia qualche contatto per capire meglio lo scenario che dovrà affrontare. Si sa comunque che non intende essere messo in mezzo a manovre, per esempio su maggioranze da inventare o da ricostruire, e dispute sul programma che spetta alla politica risolvere. Lui non entra in merito, ma da fuori osserva e dà delle direttive generali come prerogativa del capo dello Stato. Insomma, il capo dello Stato Mattarella pretenderà chiarezza da tutti e comincerà a farlo da martedì sera quando Conte, dopo aver svolto le proprie comunicazioni in Senato, dovrà salire al Quirinale per assegnare il mandato, sia pur in un'assenza di una mozione di sfiducia che non è stata calendarizzata e sia pur senza il ritiro dei ministri del Carroccio. Quindi, comunque, dopo le decisioni, non esiste più una maggioranza. Anche se lui non viene sfiduciato, deve per forza andare a dare le dimissioni dal capo dello Stato. E poi Mattarella accoglierà le dimissioni con riserva, così che l'esecutivo garantisca il disbrigo degli affari correnti, mentre il Presidente della Repubblica avvierà le consultazioni mercoledì per completarle giovedì, secondo una deadline della legislatura che in origine prevedeva lo scioglimento delle Camere tra il 27 e il 28 agosto e l'apertura delle urne il 27 ottobre. Quindi le dimissioni che va a rassegnare Conte sono con riserva, vuol dire che il Quirinale dice: prendo atto che vuoi dare le dimissioni, però devi rimanere lì a sbrigare le cose che ci sono da fare, non puoi prendere la valigia e andare via e lasciare il posto vuoto. Questo vuol dire con riserva. Quindi, con queste consultazioni ci può essere l'ipotesi 1, la nuova maggioranza, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, o un ricongiungimento tra Lega e Di Maio, magari poi con la proposta proprio di mandare come Presidente del Consiglio Luigi Di Maio, che io credo sia assolutamente entusiasta, anche se non lo dice in pubblico, secondo me, quando chiude la porta del suo appartamento salta sui divani. Questa è una mia opinione personale, come chiunque salterebbe sui divani se si palesa l'idea di dovergli dare l'incarico come capo del governo italiano. Quindi Mattarella interrompe le sue vacanze e torna di corsa a Roma. E queste sono le sue parole. Dice: questi sono capaci di tutto e il contrario di tutto. Meglio prepararci a qualsiasi evenienza. In effetti, il povero capo dello Stato in questa settimana ne ha sentiti di tutti i colori. Tutto è il contrario di tutto. Io con quelli non ci governo, anzi sì. Io con gli altri non ci governo, no, anzi sì. E poi diamo le di sfiducio Conte? No, non lo sfiducio, non l'ho mai detto. E poi Di Maio che dice: ma magari se ci ripensasse Salvini. Poi quando Salvini dice: bah, ci sto ripensando, Di Maio dice: no, la frittata l'hai fatta. E Conte che dice: io ho chiuso con Salvini. E Salvini dice: ma no, io non ho mai litigato con Conte. E poi la lettera, cioè, e Renzi dice che aveva detto 15 giorni fa mai con i 5 Stelle, adesso assolutamente non ci sta dormendo di notte per fare un accordo con i 5 Stelle. E Zingaretti che aveva detto, che aveva pensato forse un tempo di fare un accordo con i 5 Stelle, adesso è dall'altra parte e dice mai un accordo con i 5 Stelle. Quindi il povero capo dello Stato ha detto: fatemi tornare a Roma perché non ci sto capendo più niente. Lui magari si era già fatto in mente tutto il suo programma, facciamo così, gli dico così, e adesso è completamente spiazzato perché non sa veramente chi ha di fronte. Cioè, dice: ho di fronte Di Maio, ma Di Maio che cosa vuole? Vuole andare alle elezioni? Non vuole andare alle elezioni, vuole tagliare i parlamentari, vuole stare lì, non vuole stare lì, vuole fare il Presidente del Consiglio perché quell'altro lo propone come Presidente del Consiglio e Conte lo spediamo in Europa e Giorgetti Ministro dell'Economia e Zingaretti che dice una cosa. Cosa penserà realmente Zingaretti? Nessuno lo ha capito. Cosa penserà realmente Di Maio? Nessuno lo ha capito. Cosa starà pensando realmente Salvini? Nessuno lo ha capito. Cosa sta pensando Berlusconi? Non si capisce bene neanche lui. L'unica che si capisce cosa sta facendo è Giorgia Meloni che dice: non vi preoccupate, tanto io sono qua, mi dovrete chiamare prima o poi. Quindi c'è una confusione, credo, assoluta. E il povero capo dello Stato ha detto: vai, fatemi tornare a Roma per favore, altro che sole, mare, spiaggia, perché qui veramente non so più che pesci pigliare.
E vedremo perché siamo al 17, manca ancora 18-19, mancano 2 giorni e mezzo. In quei 2 giorni e mezzo può saltare fuori qualsiasi cosa. Potrebbero proporre Romano Prodi, presidente del Consiglio, o Silvio Berlusconi. Vi ricordate i due big che si sono scontrati per più di 10 anni, Prodi e Berlusconi? Potrebbero richiamare in ballo anche loro, tanto uno più uno meno. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.